Cazzo, ma sto cercando di cambiare stile. Sì, un po' più neoavanguardista. Porca, però io per una volta sto cercando di essere tranquillo, lo scopo della giornata. Comunque stasera presentiamo il numero 2 di Ground Zero, che parla del cibo, che prosegue il primo numero, che parlava invece dei luoghi. Ground Zero, che vuole, diciamo, scandagliare il reale contemporaneo a partire da un'analisi del Ticino contemporaneo attraverso molteplici linguaggi, che possono essere linguaggi delle arti visive, della letteratura, della poesia e della testimonianza del reportage, unendo i vari mondi espressivi, i mondi appunto dell'immagine e i mondi testuali. Quindi il nostro personaggio, che questa volta somiglia ad Alice del Paese delle Meraviglie, che nel primo numero scopriva il Ticino post 11 settembre e quindi si rendeva conto che non conosceva nulla e che la sua identità, così come la sua coscienza del reale, si faceva nei percorsi, in questo numero scopre che deve continuamente riempire un vuoto esistenziale attraverso le molteplici assunzioni di cibo reale o di cibo metaforico. Diciamo fighetti, no, un po' esteti sì, però speriamo nell'accezione positiva del termine, quindi quella di mostrare anche attraverso l'immagine un altro modo di osservazione sul Ticino contemporaneo. Ecco. Non vuole essere una rivista fighetta nel senso di snob, ma vuole piuttosto essere una rivista avanguardista, diciamo nel nostro piccolo, nel senso migliore del termine, quello che hanno, diciamo, quello che sono state, diciamo, le avanguardie del Novecento, quindi di ritornare con un linguaggio un po' ironico, un po' provocatorio, ma anche profondo, per rinarrare il reale. Sì. E quindi soprattutto la nostra idea è quella, e il desiderio è quello di creare un luogo cartaceo, ma comunque un luogo, uno spazio di libera espressione, soprattutto per le nuove generazioni. Quindi quelle, è difficile dire i giovani, però diciamo la maggior parte di chi collabora con noi ha tra i 20 e i 35 anni. Ospitiamo qualche giovane attempato, però ecco, proprio l'esigenza forte è quella di dare vita ad un luogo di libera espressione. Se questo poi gli altri lo giudicano come vogliono. Dopo aver decostruito e criticato la realtà contemporanea, si tratterà di finire, se possibile, con un po' di fede, con un po' di speranza. Quindi, questa così taglia in maniera ecumenica, non pensata, tu sei completamente fuori. Perché Dio ci attanaglia. Dio slash nulla, questo c'è nell'editoriale. Fondamentalmente, visto che non sappiamo se Dio esiste, c'è cioè, Dio nulla. La grande domanda di oggi è se Dio è onnipotente e cattivo oppure non è onnipotente ma è buono. Questa è la domanda del giorno. Oppure se esiste tu cuore. Vabbè.